Ciao, sono Martina, una studentessa tutor del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università degli Studi di Siena. Il DISPI si colloca all'interno del Presidio Mattioli, un edificio moderno che si trova dentro le mura medievali della città di Siena. Numerosi sono i servizi che vengono offerti agli studenti, tra cui ampie aule studio dotate di connessione Wi-Fi, un servizio di copisteria, un laboratorio informatico, un bar e una delle biblioteche più antiche d'Italia, la Biblioteca del Circolo Giuridico. Gli studenti hanno la possibilità di aderire a numerosi progetti di mobilità internazionale per periodi di studio o tirocinio all'estero. Inoltre, tutti i corsi di studio prevedono un periodo di stage presso enti o aziende in Italia o all'estero. La qualità della didattica e della ricerca dell'Università degli Studi di Siena e del nostro Dipartimento sono riconosciute dalle classifiche nazionali. In tema di didattica, il nostro Dipartimento offre 3 corsi di laurea. Un corso di laurea triennale in scienze politiche e 2 corsi di laurea magistrale in scienze internazionali e in scienze delle amministrazioni. Il corso di laurea triennale in scienze politiche prevede 3 curricula: studi internazionali, governo e amministrazione, storico-politico. Si tratta di un corso multidisciplinare che permette di studiare scienze sociali e politiche, discipline storiche e giuridiche e acquisire competenze economiche, linguistiche e informatiche. È un corso che prepara per studi più specialistici o per lavorare in enti di governo locale, nazionale e internazionale, nelle amministrazioni pubbliche e private, nella cooperazione internazionale e nell'associazionismo, nel terzo settore e nella comunicazione. Il corso di laurea magistrale in scienze internazionali offre 3 curricula: Scienze internazionali e diplomatiche, Sviluppo e cooperazione internazionale e European Studies, un corso in lingua inglese. Si tratta di un corso che fornisce conoscenze multidisciplinari di tipo giuridico, economico, politologico, storico e linguistico, che mirano a sviluppare la capacità di comprendere e analizzare la dimensione internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali. Gli sbocchi professionali tipici di chi affronta questi studi comprendono la carriera diplomatica, le organizzazioni internazionali, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni non governative. Il corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni offre 2 curricula: Tributi, Diritto ed Economia e Comunicazione, Marketing Territoriale e Turismo. Il corso si propone di fornire conoscenze metodologiche e di contenuto culturale, scientifico e professionale a carattere interdisciplinare in una serie di ambiti di apprendimento, quali quello giuridico, economico, statistico-quantitativo, politologico, sociologico, storico, ma anche linguistico. Tali basi permettono al laureato di ricoprire ruoli professionali di responsabilità nell'intero ambito della pubblica amministrazione, delle imprese e degli enti pubblici e privati, nazionali ma anche europei e internazionali, nonché in attività nell'ambito dei mass media. Per ulteriori informazioni sul Dipartimento e i suoi corsi, visitate il sito web del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali. E per ogni dubbio non esitate a contattare me o gli altri studenti tutor. Ci trovate anche sui canali social del Dipartimento.